Amici sportivi, a tutti voi la più cordiale buonasera. Calcio, basket, ciclismo e pugilato nel sommario. Iniziamo con il calcio e con la Lucchese che sta preparando la difficile trasferta di Formigine. Oggi i rossoneri si sono allenati sul campo 2 dell'Acquedotto. Senza tifosi e non è una buona cosa, ma con tanta voglia e quasi l'obbligo di andare all'ultima sosta di fatto, la settimana di Pasqua si giocherà giovedì santo, lasciando inalterato a 4 punti lo svantaggio sulla capolista correggese. In effetti il calendario della 21esima giornata propone alla Lucchese la trasferta di Formigine, che più o meno presenta lo stesso indice di difficoltà del Montichiari che attende la capolista. Così sul campo 2 dell'Acquedotto la truppa rossonera prepara la gara del Pincelli con la massima attenzione, allenamento addirittura dalle 12 alle 14 per evitare la pioggia prevista nel pomeriggio. Per la serie nulla si lascia al caso. Pagliuca è grintoso più del solito, quasi rabbioso per quel pareggio con Limolese che proprio non gli è andato giù. Il direttore sportivo Bruno Russo è consapevole invece che non si può perdere altro terreno. Dobbiamo cercare di accorciare le distanze sempre di più fino a che arriviamo allo scontro diretto finale, che io credo che il campionato si decida nelle ultime 5-6 partite, perché si incontreranno le squadre un po' più importanti e quella sarà la chiave del campionato. Capitolo formazione, specie ha recuperato dal leggero attacco influenzale, tanto che la rosa è quasi tutta a disposizione tranne Zinetti e Nolè, che rivedremo solo dopo la sosta, magari più facile il 16 febbraio nella trasferta di Chioggia che non il 9 nella gara interna con il Riccione. Anche De Luca, riposo precauzionale, lamenta una contusione ad una coscia ma è recuperabile per domenica. Intanto è netta la sensazione che sia scoccata l'ora di rivedere titolare Nazareno Tarantino. La magia con la quale il Nazza ha evitato la sconfitta nell'anticipo di sabato scorso conferma che forse non è il caso di rinunciare ad un giocatore che può risolvere la partita in qualsiasi momento. Ecco perché a Formigine Tarantino ci sarà, affiancato da Pecchioli e Caboni. Settore giovanile della Lucchese, la Juniores di Fracassi ha vinto 2-1 sul campo ha vinto 3-2 sul campo della Pistoiese, bene anche gli allievi regionali di Pessotto che sono passati 2-1 sul campo del Santa Maria Empoli. Due vittorie e una sconfitta di misura invece per i giovanissimi 99-2000, vittoriosi entrambi sulla Pieve San Paolo 8-1 e 3-0, cadono i 2001, battuti 1-0 a Capezzano Pianoro. Infine, per il maltempo della scorsa settimana, rinviati tutti gli impegni delle squadre della scuola calcio. Marcello Lippi in visita a Trigoria, a fare gli onori di casa l'allenatore della Roma Rudy Garcia, che ha accolto il tecnico viareggino facendo da anfitrione sui terreni di gioco e l'impianto del Fulvio Bernardini. Ricordiamo che Lippi ripartirà per la Cina il 1 febbraio e con lui sull'aereo per il lontano oriente salirà anche Alessandro Diamanti, il capitano del Bologna che il Guangzhou Evergrande sta acquistando proprio in queste ore per circa 10 milioni di euro. Dimenticare lo scherzetto della gara di andata, quando a sorpresa in modo anche immeritato la Paganese, allora guidata dall'ex Agenore Maurizi, passò 1-0 Alpini con un gol di un altro ex, Aniello Panariello. Il Viareggio colpì un clamoroso incrocio dei pali con Igli Vannucchi e francamente, pur non brillando, non avrebbe meritato la sconfitta. Ma tant'è, ormai il tempo è passato e la squadra bianconera deve solo guardare avanti. Lucarelli, che tranne Ferrari ha tutti gli effettivi a disposizione, sta preparando con scrupolo il match del Marcello Torre, dove a grandi linee dovrebbe scendere in campo la formazione tipo col probabile debutto in avanti del neoacquisto Mungo a supportare Vannucchi e Romeo. Pronto dunque Mungo a fare il suo esordio, lo era già domenica scorsa contro il Pontedera, prima che la partita fosse rinviata per il campo impraticabile, come abbiamo già ampiamente ricordato. Poi Viareggio-Pontedera sarà recuperata fra una settimana, giovedì 30 gennaio alle ore 14:30 allo stadio dei Pini. Passiamo al calcio dilettanti e facciamo il punto sui campionati di eccellenza e di promozione. Un buon rendimento generale, ma senza l'acuto indispensabile a far sognare. È così che campionati di eccellenza e promozione sono entrati ormai nella loro fase più calda, anche se almeno per quanto riguarda il primo posto si può tranquillamente affermare che la situazione è congelata. In eccellenza il torneo 2013-2014 rischia di passare alla storia come quello della dittatura calcistica del Ponsacco, squadra fortissima quella rossoblu pisana che proprio nei giorni scorsi si è aggiudicata anche la Coppa Italia a livello regionale. Brega e compagni hanno 9 punti di vantaggio su Pietrasanta Marina, 12 addirittura sul Castelnuovo, anche se Garfagnini hanno una partita in meno, quella che recupereranno il 29 gennaio con il Rosignano. Da sottolineare l'ascesa dell'Ammari di Meschi, 5 vittorie nelle ultime 6 partite, salito al quinto posto. Bella riscossa
scossa anche del ghivizzano Borgo Ammozzano, che vuole regalarsi un girone di ritorno con qualche soddisfazione parziale e magari un posto nei playoff. Domenica prossima spicca il derby di Borgo Ammozzano tra Ghivi Borgo e Pietramarina, con l'Ammari di scena a Castel Fiorentino, riposa a Castelnuovo. Leggermente diversa ma non troppo la situazione in promozione, dove comanda la Portuale. Alle spalle dei Carraresi sgomitano le nostre, il Real Forte Querceta è infatti salito al secondo posto, anche se a 6 punti dalla capolista. Subito dietro Bagni di Lucca e Seravezza, che domenica saranno a confronto diretto sul campo dei versiliesi. Qui rivediamo alcune fasi del match di andata giocato allo stadio delle Terme il 6 ottobre, che si concluse con la vittoria del rossoblù di Giordani per 2-1. Stavolta la partita costituirà una sorta di fuori secondi, poiché perdere altri punti dalla Portuale, che ospita il modesto Montelupo, potrebbe risultare fatale. Di tutto questo parleremo, anzi riparleremo, lunedì prossimo ore 21 nella seconda puntata del nuovo ciclo di Pianeta Dilettanti, che vedrà ospiti nei nostri studi proprio dirigenti e calciatori del Bagni di Lucca. A tutto ciò possiamo aggiungere, sempre in merito al calcio dilettanti, che mercoledì prossimo 29 gennaio si profila quasi una giornata di campionato, visto che in quella data alle 14:30 sarà recuperata gran parte delle partite che non sono state disputate per il maltempo domenica scorsa. Il basket, Yolanda Zambon ha lasciato la carica di socio della Pallacanestro Lucca. Lo faccio, ha detto la Zambon, per sopravvenuti impegni professionali, ma non smetterò di seguire la squadra e anche da semplice tifosa sarò sempre al mio posto al Palatagliate. La Zambon, ricordiamo, era entrata in società solo il 21 febbraio scorso, dunque meno di un anno fa, con la carica di vicepresidente col compito di affiancare Alfredo Susanna. Francesco Chicchi è rientrato proprio in queste ore dal Venezuela, dove ha partecipato con buoni risultati alla Vuelta al Táchira. Per la cronaca, il forte velocista di Nocchi di Camaiore ha vinto la classifica degli sprint intermedi, traguardi volanti, supportato al meglio dall'alacre lavoro dei compagni di squadra della Neri Sottoli Yellow Flow. Prossimo impegno per Francesco Chicchi, il Giro di Malesia dal 20 febbraio. Solidarietà alla pugilistica lucchese, pensate, giunge anche dalla lontana Buenos Aires, dall'Argentina, un attestato al lavoro dei dirigenti a Maurizio Barsotti, che devono convivere in queste settimane con numerose difficoltà legate all'ormai noto contenzioso tra il Comune di Lucca e la Lucchese Calcio. L'auspicio che fanno gli amici argentini e l'Associazione Culturale Toscana di Buenos Aires è che la pugilistica lucchese riesca a risolvere in breve tempo questa brutta situazione e possa continuare il suo lavoro. Vediamo le classifiche dell'Oscar del Talento, noi TV Media Partner, vi proponiamo anche dei servizi settimanalmente. Vediamo allora l'aggiornamento delle varie categorie. Juniores allievi al comando Mattia Tortelli del Fornaci con 2.716 punti. Tre giovanissimi guida Filippo Galli dell'Atletico Lucca con 2.872 punti, mentre tra gli esordienti il primo è Samuele Bacchini della Lucchese, 1.061 punti. Vediamo anche la scuola calcio, dove al comando troviamo Tommaso Cecilia della Lucchese, 3.393 punti, e tra gli allenatori, dove in testa c'è Emanuele Mengali della Lucchese con 3.341 punti. E prima di chiudere una breve di atletica, assemblea dell'Atletica Libertas Lucca per il rinnovo delle cariche sociali, confermati nelle cariche di presidente il dottor Gianfranco Delli, vicepresidente il noto atleta non vedente Stefano Gori, segretario Armando Spinelli, direttore tecnico Marco Rovai. I prossimi appuntamenti nazionali della Libertas: 15 e 16 marzo la campestre di Venezia, 12-14 giugno il campionato nazionale di atletica leggera a Pescara. E con questo si chiude anche la pagina sportiva di questa serie. Io vi ringrazio per l'ascolto. Dopo una breve pausa pubblicitaria, il TG prosegue con la terza ed ultima parte. A tutti voi la più cordiale buonasera.